Ehi la ciurma, io sono Mazzetta e ben ritrovati in questo nuovo video di Expeditions Viking. Mi sono reso conto che negli scorsi video talvolta dicevo Viking, talvolta dicevo Conquistador. Abbiate pazienza, sono anziano. Detto questo, ci siamo lasciati che volevamo sapere di più da Aedis di questa tomba che vogliamo andare a profanare, diciamo. Non so come dirlo in modo un pochettino più gentile, non c'è un modo gentile per dirlo, stiamo davvero andando a profanare la tomba. Dato, vediamo, ecco, ho imparato appena con i tips, ho scoperto che con F andiamo sul mio personaggio, me ne dimenticherò di sicuro. Ah, guarda Torkel Valdarson, era un po' che non lo vedevo, infatti mi stavo preoccupando. Chi sia? Tutti che picchiano, che si allenano. Questo bambino ha una lancia che è grande 70 persone. Dai, andiamo da Aedis Azuldottir. Azulfdottir, che dovrebbe essere la figlia di Azulfo, no? Allora, ha una gallina senza testa. E un coltello nell'altra. Lo sta spennando Oh there. praticamente. What brings you kids out here? Don't tell me Ranvai Sao chose this moment to give birth. No. No. Non sta partorendo nessuno. Penso di essere perso qualcosa nel contesto. Ah, ok. Qualcuno dovrebbe partorire e ha detto che dovrebbe aiutare quando succederà. Ok. Costano a metà di spennare una gallina per cena. Cosa ti porta qui? Vorrei sapere di una delle storie che ci hai raccontato quando eravamo piccoli. Ah, beh, è stato tanto tempo. Speriamo che mi ricordi. Cosa vuoi sapere? Ci avevi raccontato di un tomba in una collina dove un antico re era stato sepolto con tutti i suoi tesori. Ah, quella storia, sì. Dicono che la tomba era protetta da nani o elfi o altre creature del sottosuolo, che una terribile vendetta avrebbe colpito chiunque si fosse avvicinato alla sua insomma, adesso. Ecco, adesso, diciamo adesso. Pensi che la tomba è vera? L'ho vista io stesso. Ci sono passata là con Alvaldr, quando ci eravamo appena sposati, per venire qui a iniziare la nostra famiglia. Ho passato una notte in una piccola capanna alla base della collina, dove ho sentito del tesoro e delle creature che lo proteggono. Perché mi stai chiedendo di questo adesso? Le spiego. Sto preparando una spedizione, ho bisogno di tesoro per commerciarlo per provviste. Dove va il viaggio? Le isole attraverso il mare, le storie parlano di coste non protette e di grandi ricchezze. Ora ho delle questioni, ho delle domande aggiuntive. Allora, quindi poggio la gallina. Lasciami dire una cosa, fammi venire con te fino alla tomba, sarà più facile se ti mostro la strada. E riguardo i tuoi figli? Oh, sono vecchi abbastanza da seguire la fattoria nella mia assenza. E hanno la zia e lo zio per aiutarli se ci fossero dei problemi. Sai difenderti? Ho poco allenamento su quello che intendi, ma non sono una vecchia e fragile anziana signora. Alvaldr ha lasciato un elmo e uno scudo per i suoi figli, ma andranno bene ugualmente. Porterò anche un'ascia perché potrebbe servirci. Ok, se vuoi venire, sei benvenuto. Grande, ci vediamo alla fine del villaggio quando sarà il tempo di andare. Per ora devo finire di spennare questa gallina.
Ok, quindi possiamo anche andare a Skyrim. Ma adesso siamo alla metà di 1000. Quanta gente abbiamo trovato? Eidis, Ketil, Nefia, Asleifr, Gunnar, Roskva. Allora, lei è una strega. Lui è un Ulfheldin. Lui è un difensore, perché infatti c'è lo scudo. È uno scout. Cacciatore. E guerriero. Anche se brava con spiumare le spiumare. Parliamo con questo ragazzo qua che sta allenando tutti i bambini. Si stanno allenando nel vecchio zona di allenamento di Alvaldr, che è il marito della signora con cui abbiamo parlato. Che non ho capito se lui è morto. Penso di sì, perché non l'abbiamo citato mai. Le osservo. Hanno grande entusiasmo, ma la tecnica lascia un po' a desiderare. Di sicuro i tuoi compagni potrebbero insegnare una cosa o due. Vi dispiace se venisco voi? Tutti si fermano a guardarti. Il più vecchio, che riconosce come il figlio più anziano di Eidis, ti risponde: ne saremo molto onorati. Una ragazza, la più giovane, che viene dalle aree distanti del tuo skip raid, salta di gioia. Oh sì! L'agente del Tegn contro il resto di noi. Che poi sarebbe Tegn, da quello che ho sentito. E sarebbe, per intenderci, quello che altrove chiamano Tain. Però qui è la versione vichinga di Thegn, tipo. Ok. Ah, li picchiamo proprio così di brutto, ma non lethal, scusa, eh. Ok, tutti non lethal, ragazzi, perché qua. No, però vi prendo il tiro d'opportunità se muovo lui, quindi aspetta, aspetta che può avere la strega. Qua. No, tu muoviti qua. E qua. Tu. Aggira di qua. Qua. E Nefia, mettiti corpo a corpo, così almeno non si muovono. Guarda quella fionda, la bambina. Mi è mancato. Ne sono la metà di 1000 loro. Mi è stunnato, cavolo. Ma questa è una metà di 1000, mi tirano giù. Ci tiro una fecciumba in faccia. Aia. Aio. Sarà un allenamento, ma sta facendo male, mica da ridere. Au. Quello con la fionda. Quello che è mancato. Adesso c'è l'arco. Questo c'è un arco più grande di lui. Allora, che cosa facciamo? Facciamo che tirare giù il piccolo qua che. L'ha difeso con l'arco, girati qua su di lui. Ok, allora direi vai qua tu. Questo è stunnato, vero? Mi sa di sì. E qualcuno ha detto che le operazioni? No, mi sa di no. E ora l'abbiamo tirato giù, ma mi sa che loro ce ne tirano giù uno adesso. Questo non lo vedo benissimo. Guarda che l'ha curato. Bravo.
Aia, la streghetta, qualche cosa curina non farebbe male. Guarda questa che ha tirato pure la spada che è più grande di lei. Ha questo con l'arco, bravo, eh. Bravo, Giovanno, bravo. Allora, facciamo che... Attacca lui, ottimo. E tu... Direi anche, vai. Andiamo giù, ok. Allora, nebbia. O punzecchiare questo da dietro? Anche se c'ha le rocce. Tu invece hai la... No, non tu, tu. Hai delle curine tipo Death Blow. Restore, ok. Poi restore a lei, va? Thank you. Tu vai su questo. Tu vai su questo. E sa che aver speso le azioni di tutti. Speriamo che Gunnar resista ancora un turno, più che altro. Mancato, ottimo. Ah, è resistito lo stun. Questo cerca di scappare. Questo cerca di tirarmi giù lui. Mancato, ottimo. Papavero, ok, dai, siamo messi benino. Allora, tu fai una curina a Gunnar che non sta male. Guarda quanto cavolo di cura glielo do. Però è solo 3 per... così. Ha assorbito tutto quello scudo. Tu riesci a... Sì. Dovrebbe. No! Un HP! Allora. Tu vai qua e vediamo se riesci a vedere... No, quelli sono in cover, ma lui no. Oh, grande! Gli arcieri non ci ha mai detto bene, ma sto giro invece... Sì. Riesci a beccarlo dalla cover qua? Sì. Buono. Ah, gli ha fatto il restore, guarda un po'. Mannaggia. Avevo paura che scappasse, ma invece no. Ma meglio così, guarda. Così concludiamo, puniamo questi bambini. Ma perché mi ha potuto attaccare da ravvicinato e non ha preso... Da... Attacco d'opportunità? Boh. Allora tu. Facce. Tu non fai grande danno, quindi. Ok. Vediamo se Nefia riesce ad arrivare qua a tirare giù questo. Così che l'arciere è tranquillo e può andare qua. Ma da 5% di possibilità. Buono. Dato. Grande. Flawless victory. Neanche una... Nulla. Negativo. Sono tutti contenti. Hanno imparato un sacco dalla loro sconfitta.
Però si sono comportati molto bene. Grazie per il combattimento, grazie a te. Se vuoi farne uno ancora? No, grazie, facciamo che andiamo via. Ok. Torno ad allenarsi. Ah, ok, dice torna qua se vuoi allenarti, tranquillo, va bene. Quindi è una zona di allenamento anche per noi, in realtà, super safe, perché la gente comunque viene giù facilmente. Ok, lui ripara. Va bene. Allora, cos'è che ci resta come missioni da fare? Quest log. Oh, questo è la cosa seppellita. 9 persone ribe. Una longship, quindi dobbiamo andare nella foresta. Tomb Raider, dobbiamo andare fin là a vedere la tomba antica. E ci sono i tizi della foresta che non vogliamo. Andiamo prima un attimo a vedere i tizi qua. Per la foresta. Dove dobbiamo andare? Che altro? Non è qua. Mi sa di no. Allenamento, Ketilf, Nefia. Blacksmith, e qua c'è zona di sepoltura che però non è la quella del Tomb Raider. Mentre invece gli ospiti inaspettati dove stanno? Stanno di qua. Ah, eh sì. Ah no, ma dobbiamo uscire dalla zona. Anche per questo. E invece scusatemi, la foresta? Perché la foresta non è qua la foresta? Cioè, la foresta era sotto dove c'era la vecchia, no? La vecchia strega che era tutta mezza pazza. Penso che fosse là. Magari non c'è un puntatore, dobbiamo semplicemente trovarli. Perché dice, trova almeno 3 alberi differenti. Quindi probabilmente dobbiamo andare qua e dire, ah, guarda, questo è un albero, questo è un albero. Cioè, vai, ce n'è un sacco di alberi qua. Pulda. No, non prendiamo questi di alberi. Sentiamo un attimo. Chi è questo? Deir. Questa è? Grazie per aver chiesto. Hai bisogno di qualcosa? Va bene, dice che non trovano delle erbe nei dintorni. Dice, sarebbe una buona cosa se potessimo coltivarle di nuovo. Oppure potremmo concentrarci sulle cose dello spirito. Ok, se offrissi più sacrifici, gli spiriti apprezzeranno. Ok. Se hai poche erbe possiamo raccogliertene un po'. Ok, dici puoi raccogliere dei fiori e intorno al villaggio ti faccio una bevanda speciale. Allora, quello degli animali l'abbiamo già preso qualche episodio fa. Quella vicino alle tombe, ok? E una sulla spiaggia. Questi sono degli animali? Perfetto.
Ok, vado a trovare gli altri. Andiamo a raccogliere gli altri fiori, dove ci siamo. Visto che gli alberi però non dobbiamo prenderli qua. Non so dove dobbiamo andare a prendere però gli alberi, allora. Vediamo un attimo. La spiaggia è tipo in questa direzione, no? O qua c'è qualcosa da raccogliere? C'è una cassa da aprire? Era vuoto. Però vediamo un po' se c'è il fiore qua che esce sulla... Cioè... Che cresce vicino alla spiaggia, dice. Ah, qua no. Quello vicino alle tombe sapevo che è di là, al grave. Andiamo là a grave. Graveyard Keeper. Qua non sto vedendo nessun fiore di spiaggia. Qua c'è il fiume. Ma non vedo nulla neanche qua. È una ricerca che posso fare anche off camera, effettivamente. Per cui possiamo interrompere quel video. Cercherò il fiore. Chi è qua? Ah, non è un albero, lol. E ci vediamo quando avrò trovato tutti i fiori. Speriamo. Io vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace qua sotto. E iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Vi invito a lasciare un commento. E io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.